Questa è la differenza sostanziale tra lei e lui. Lei, come tutte le donne, cerca di farcela stare dentro la sua vita, questa cosa. Cerca di trovare il modo di dare un senso. Beh, io intanto, prima di dirti il mio commento, ne chiederei uno a te. Cioè... Qua si doveva raccontare una storia che parte da un pretesto potente e molto divertente, però poi si deve declinare in una maniera realistica, credibile, se no si fa una farsa bassa, che non era quello che volevamo fare noi. Il nostro obiettivo era fare un film divertente, però ci siamo applicati, è stato un film con una bella atmosfera, non dico di no, però molto, un gioco serio, diciamo. È vero che tu non ci pensi, cioè quando pensi che tuo figlio possa capitare qualcosa di brutto, pensi che si spalmi in macchina, che beva, che si faccia le pere, che sniffi coca, cioè non pensi che giri porno, cioè è l'ultimo pensiero della tua vita. E in più che sia pure superdotato, quindi... Quindi la cosa principale è avere uno scambio, avere una possibilità di parlare, perché in fondo la vita gira tutto intorno alle chiacchiere, intorno alla dialettica. Per cui questa cosa del pene... Se uno ce l'ha piccolo ed è noioso. È tagliato fuori completamente. Tutto ha un senso, ma non un verso. Cioè non sai bene dove va, però ha senso quello che ti succede. La reazione del marito è invece più basic, oh madonna, non ne voglio sapere, non me ne parlare di questa cosa qua, non voglio vedere il DVD, non ha preso da me, quindi da chi ha preso? Cioè lui non ha voglia di farcela stare questa cosa nella sua vita. C'è un escamotage che è un po' metafora dell'incomunicabilità, che a volte c'è bisogno di un trauma per riaprire un po' dei discorsi e dei dialoghi che altrimenti nelle famiglie e comunque nelle relazioni resterebbero sopiti. Un saluto a Ivid, venite a vedere il film, che secondo me è abbastanza riuscito, non spetta a me dirlo, ma vi saluto comunque, anche se non venite. Ciao!